mi trovo qua in questa illustre assemblea a esprimere un paio di riflessioni così improvvisate che mi vengono. E ovviamente ascoltando, avendo ascoltato qua i vari maestri, Padre Malvetti, Swami, nella sua presentazione, mi sento come se fossi all'età della pietra, paragonato ai livelli di servizio devozionale e di proposte che la WWA negli ultimi 20 anni ha presentato e ha compiuto. Io negli ultimi 20 anni ho vissuto nella società e queste presentazioni sono cose che ho sempre risentito molto profondamente. D'altronde Prabhupada nelle sue prime istruzioni ci teneva sempre a dire Krishna consciousness is a science, no? La coscienza di Krishna è una scienza e non è una nuova religione. Io non sono venuto qua per imporre una nuova religione, ma è una scienza, prima di tutto la scienza dell'autorealizzazione, quindi la scienza della realizzazione di se stessi come individui eterni, eterne emanazioni divine, e quindi partecipi, Vasudeva Sarvam Iti, partecipi di colui che possiede tutto. Prabhupada spesso diceva: questo mondo è il giardino di Krishna e noi siamo responsabili di curarlo. Tutto ciò che noi abbiamo, tutto ciò che la società ha, è un dono. Noi non possiamo produrre nulla, neanche un semino di un chicco di grano, neanche un metro cubo di ossigeno. Noi non produciamo nulla, tutto ci viene dato. E questa consapevolezza di non solo appartenere, ma di essere parte integrante di questa realtà, ci deve spingere a manifestare e combattere, Dharma Kshetra, Kuru Kshetra, combattere su questo campo del Dharma, che è la natura, madre natura, Prakriti, la dea creatrice di tutti i mondi, e quindi lottare perché essa venga difesa, perché Krishna apparve per proteggere madre terra. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Quindi anche un servizio devozionale ovviamente mirato a un'evoluzione spirituale, quindi tra virgolette in un certo senso ha un aspetto più contemplativo e più meditativo, non può prescindere dal anche sostenere l'evoluzione della coscienza rispetto a madre natura. Questo credo sia fondamentale, anche perché, come diceva Vajrayana Prabhu, noi non dobbiamo rimanere indietro. La società sta andando molto avanti. In giro ci sono persone veramente straordinarie a tutti i livelli, scientifici, filosofici, terapeutici, ecologici. In Italia c'è anche un'associazione che si chiama Free Energy, che combatte perché tutte le grandi scoperte fatte da grandi pensatori mistici, anche come Tesla, come tanti, siano alla portata di tutti. Molta gente oggi è arrivata alla conclusione che non si può più andare avanti
con una società che basa tutto sull'idea del profitto. Il profitto è una cosa oramai superata. Il profitto individuale, come Prabhupada diceva, se c'è un centro unico, puoi buttare milioni di sassolini e le onde non si incresperanno mai. Se invece ognuno crea il suo centro, tutte le onde si incresperanno. Non puoi risolvere i problemi sociali di discordia, guerra, insufficienza, mancanza di questo e di quello, se ognuno mantiene, come Prabhupada diceva, no? Il suo falso ego, no? La sua falsa bandiera. E l'unica vera bandiera è che la coscienza, anche se non spirituale, e ognuno la chiamerà come vuole, deve essere al centro. E questa coscienza porta benessere, felicità, amore, mentre la coscienza del profitto di pochi ha portato distruzione, competizione, gente che cerca di prevaricare l'uno con l'altro e grandissima povertà. Oggi dobbiamo combattere il signoraggio bancario, la società non deve più essere basata sulla finanza, perché la finanza è l'idea stessa del profitto ed ha distrutto tutti i valori dei rapporti umani. Quindi credo che il programma della World Vaishnava Association rappresenti ciò che milioni di persone sul pianeta vogliono fare, e noi, con tutto quello che Chaitanya Mahaprabhu e Acharya ci hanno dato, non possiamo mancare in questo grande cambiamento epocale di Madre Terra. Arrivederci.